È arrivata in ambulanza intorno alle ore 16, il primo paziente Covid presso l'ospedale da campo dell'esercito allestito a ridosso del Santa Maria della Misericordia di Perugia. L'uomo in barella, prima di varcare l'ingresso della struttura, ha salutato i giornalisti presenti per poi alzare il dito pollice per dire è tutto ok. Preso in carico dal personale medico-militare, è stato ricoverato in uno dei 34 posti letto disponibili. Il reparto è partito sabato mattina dalla sede di Versano per raggiungere qui in Perugia e dislocare tutti i materiali e i mezzi qui in questo parcheggio offerto dall'ospedale quale luogo di dislocazione del complesso campale. Successivamente al trasferimento dei materiali abbiamo provveduto a iniziare lo schieramento. Come tempistica si sono voluti 4 giorni, le attività di schieramento e di allestimento si sono concluse solo mezz'oretta fa, quando poi è stato consegnato alla struttura, alla parte infermieristica, ai medici per l'assistenza ai pazienti. La struttura è composta da 29 tende e ci sono anche degli shelter per i servizi, sia per i pazienti che per il personale che opererà all'interno del field hospital. E così pienamente operativo dopo solo 4 giorni di intenso lavoro l'ospedale da campo che i militari dell'esercito hanno allestito nell'area adiacente l'eliporto dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Questa struttura sanitaria contribuirà ad alleggerire la pressione sul sistema sanitario regionale a fronte dell'aumento del numero di ricoveri di pazienti affetti da Covid-19. Prosegue il calo dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, passati nell'ultimo giorno da 427 a 423 secondo i dati della regione, 69 in terapia intensiva, uno in più di ieri. Balzo in avanti invece dei nuovi casi, 783, 17.036 in totale contro i 515 di 24 ore fa, scaturiti da 5.824 tamponi analizzati, 346.677, anche questi in forte aumento, con una percentuale di positivi al 13,4, mentre ieri era del 10,8. Si mantiene invece piuttosto stabile il numero delle vittime, altre 8, 226 totali e dei guariti, 325 nell'ultimo giorno, 6.021 totali. Gli attualmente positivi salgono da 10.339 a 10.789. Cala il sipario del silenzio in centro storico a Perugia. In strada praticamente non c'è nessuno, solo qualche passante di qua e di là e il rider delle consegne a domicilio. Tutti indossano la mascherina. Non ci sono studenti in giro, nessun aperitivo nei locali, scalinata del Duomo deserta. Sono i primi effetti di una regione passata da gialla ad arancione, un provvedimento del governo che impone la chiusura delle attività 7 giorni su 7, H24, ma consentendo di fatto l'asporto di cibo e bevande. Perugia è diventata una città silenziosa, così come era successo durante la prima fase del lockdown. I tavolini di bar e ristoranti accatastati insieme alle sedie in un angolo della strada. Una città vuota che fa molto impressione, intanto dai negozi attendono il pacchetto ristori, solo in questo modo potranno sopravvivere. Noi abbiamo intervistato un barista. Uno dei tanti bar dell'Interland perugino. Come si è attrezzato lei? Stiamo cercando di fare l'asporto, è sicuramente dura, no? È una cosa nuova, noi l'abbiamo iniziato a fare già dai primi di maggio con il gelato, all'epoca lavoravo da solo, ringraziando il cielo siamo ripartiti abbastanza bene. Ci siamo riallargati a livello lavorativo, ci siamo ristretti di nuovo. Adesso fortunatamente siamo a livello familiare, quindi è dura, perché è dura. Però siamo noi della famiglia, cerchiamo di sopravvivere, anche perché momentaneamente è come essere attaccati a una macchina dopo un malore. Senta, ho visto diversi prodotti, anche alimentari. Sì. Anche perché adesso ovviamente non possiamo preparare tutte le cose che facevamo prima. Prima avevamo 70 prodotti diversi, adesso siamo un attimino da oggi, cerchiamo di farne sempre una 45, una 50, 50, però cerchiamo di anche ampliare l'offerta ai nostri clienti. Mi è venuta l'idea di mettere i salumi che tanto ci abbiamo e abbiamo sempre utilizzato determinati tipi di salumi per bontà. E abbiamo torte al testo, piadine e focacce alla romana da poter farcire per pranzi veloci. Magari arriva uno, vede che ci sono due fagotti e un sandwichino, dice chiappa e va via. Adesso, dato che c'è questa rapidità di esecuzione, a fa un panino, a fa una torta al testo, sono 30 secondi, 40, se ci hai affettati giusti nel momento giusto.
Ultima battuta, questi sono i ristori per i clienti. Ristoro per il barista invece per titolare, sono arrivati i soldi? Devo essere sincero che martedì è stato fatto il bonifico che mi ha permesso di concludere parte delle cose che avevo tenuto in ballo dalla volta scorsa, quindi ho chiuso parte dei problemi finanziari che avevo. Ce ne sono sempre, però abbiamo cercato. Noi ci abbiamo anche i giochi, quindi fino a che non ci staccano i giochi, comunque sia, abbiamo una miriade di servizi dalla Western Union, quindi diamo servizi ad ampio raggio e cerchiamo di stare, di sopravvivere. È ovvio, è dura, però da mangiare ce l'abbiamo, da bere ce l'abbiamo, basta un po' di sorriso e andiamo avanti. Difficile da vedere il sorriso. 16 migranti si sono allontanati dal centro di accoglienza di Colfiorito di Foligno. Si tratta di uomini provenienti da vari paesi africani e asiatici di cui non si avrebbero più notizie da diversi giorni. A darne notizia il sindaco di Foligno della Lega Stefano Zuccarini e l'assessore ai servizi sociali Agostino Cetorelli, dopo che la prefettura di Perugia ha comunicato all'area diritti di cittadinanza di aver emesso 16 decreti di revoca del programma di accoglienza a motivo della loro fuoriuscita dalla struttura di Colfiorito, località Piani di Ricciano. L'Arci Solidarietà ha riferito all'ufficio territoriale del governo, alla prefettura, che ciascun soggiornante non è rientrato all'interno del centro straordinario di accoglienza dopo diversi giorni. Se tale evento fosse confermato dalla prefettura, spiegano il sindaco e l'assessore, si aprirebbe uno scenario sconcertante. Un silos contenente segatura di legno è andato a fuoco in località Miralduolo di Torgiano. L'incendio, che è scoppiato durante la notte, ha fatto arrivare sul posto ben 3 squadre dei vigili del fuoco della centrale operativa di Madonna Alta di Perugia. I pompieri arrivati dal comando hanno lavorato per circa 4 ore per avere ragione delle imponenti fiamme. Subito dopo i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica dell'area interessata dall'incendio. Un altro ospedale da campo, questa volta al Santa Maria di Terni. L'emergenza dei posti letto anche lì diventa sempre più grave. La regione dell'Umbria ha infatti chiamato la Croce Rossa Italiana, che si occuperà in coordinamento con la Protezione Civile Nazionale di montarlo e di gestirlo. L'ospedale ospiterà 20 pazienti Covid a bassa intensità. Il primo sopralluogo di Protezione Civile regionale e Croce Rossa in arrivo da Roma e Legnano è previsto in giornata per verificare la fattività dell'operazione. Il montaggio dovrebbe essere previsto per venerdì. Il personale della Croce Rossa italiana ha già garantito che riuscirà a renderlo operativo in 48 ore. Il supporto logistico sarà poi fornito dai volontari dell'Umbria. La Croce Rossa per la pandemia ha già allestito una struttura simile a Nuoro, in Liguria e a Roma. Don Leonello Birrettoni, da alcuni anni ospite della residenza protetta per anziani Fonte Nuovo di Perugia, è morto per causa del Covid-19. Il decesso, comunica l'ufficio stampa della diocesi di Perugia, è avvenuto nella serata dell'11 novembre. Don Leonello avrebbe compiuto 80 anni all'inizio del prossimo anno. Era nato a Perugia il 26 gennaio del 1941. Fu ordinato sacerdote il 27 giugno del 1965. È stato viceparroco, prima a Magione, poi a Santa Maria di Colle di Perugia. Nell'agosto 2015, a seguito di una grave malattia, era stato accolto a Fonte Nuovo, dove ha continuato a svolgere il suo ministero come cappellano. A ricordare il confratello scomparso è Monsignor Fratello Sciurpa, presidente del capitolo della Cattedrale di San Lorenzo, compagno di seminario e componente insieme a Don Leonello dello storico gruppo dei Magnifici 7 seminaristi che furono ordinati sacerdoti nell'anno 1965. È un quadro con luci e ombre quello sulla fornitura di vaccini antinfluenzali alle farmacie nelle diverse regioni italiane. Si va dal Lazio, che riesce a garantire un numero di dosi importante, alla Lombardia, che al momento non sembra disporre di dosi da destinare alla popolazione attiva. Nessuna dose di vaccino antinfluenzale è attualmente disponibile nelle 230 farmacie private dell'Umbria, lo conferma Donatella Miliani della Nazione Augusto Luciani, presidente regionale di Federpharma. Ieri mattina intanto è arrivata nelle farmacie di Roma e provincia l'ultima tranche di 20.000 dosi di vaccino. Con queste la capitale dice di aver erogato 100.000 dosi, 20.000 a settimana, fornite dalla Regione Lazio e destinate alla fascia di popolazione attiva tra i 18 e i 59 anni, che non rientra quindi tra le categorie protette. Ma la richiesta è stata sempre altissima, riferisce all'ADN Cronos il presidente di Federpharma Roma Andrea Cicconetti.
Prorogata la chiusura delle scuole medie per un'altra settimana, didattica a distanza fino al 21 novembre incluso. È stata infatti prorogata di 7 giorni l'ordinanza regionale della Presidente dell'Umbria, che era in scadenza proprio il 14 novembre, si tratta dell'ordinanza 69 del 30 ottobre scorso. Alla scadenza verrà fatta una nuova valutazione dei dati epidemiologici del momento per decidere se prorogare ancora o farla decadere, ma fino al 21 novembre solo didattica a distanza. La Via Romea Germanica è una rotta culturale europea insieme alla Via Francigena e al Cammino di Santiago de Compostela. Il Consiglio d'Europa ha concesso il massimo riconoscimento al Cammino di Storia, Cultura e Turismo che da strade del nord della Germania attraversa l'intero continente, l'Italia del Brennero per giungere a Roma. Il traguardo raggiunto dopo un intenso anno di lavoro è concesso dal Governing Board del Consiglio d'Europa in seguito ad un'attenta valutazione dopo la presentazione di un dossier e con l'esame di un esperto esterno. Esso colloca la Via Romea fra i grandi cammini europei e consente l'accesso ai bandi comunitari di rilievo. Il riconoscimento europeo, afferma Ivana Bricca, consigliera del board dell'European Association of Via Romea Germanica, rappresenta un traguardo importante per i territori del Trasimeno, per tutti i comuni interessati al percorso, per la regione Umbria che ha fin dall'inizio supportato e condiviso il sorgere di questo cammino e la sua candidatura, ma anche il punto di partenza per la costruzione di un nuovo impulso allo sviluppo del turismo lento e sostenibile che acquista in questo modo una dimensione più ampia e più ricca di opportunità da spendere, soprattutto all'interno delle comunità coinvolte. Una grande emozione entrare nella cripta della Basilica di San Benedetto completamente libera da macerie e un grande messaggio di fiducia e speranza per tutta la nostra comunità, ha detto il sindaco di Norcia Nicola Alemanno nel tornare a calpestare per la prima volta il pavimento libero da macerie della cripta della Basilica di San Benedetto, luogo in cui la tradizione indica siano nati i santi gemelli Benedetto e Scolastica. La ricostruzione della Basilica, pertanto, possiamo dire che in qualche modo è comunque partita. Il Ministero sta completando, ormai si tratta davvero di giorni, le procedure per affidare formalmente ai progettisti l'incarico. I progettisti si sono resi conto già del tipo di lavoro che li attende, sono consapevoli della complessità, per cui anche per la nostra Basilica di San Benedetto finalmente possiamo dire che tutto ciò che doveva essere fatto è stato fatto. Adesso si finirà nei prossimi giorni, l'impresa terminerà di mettere completamente in sicurezza il sito e quindi la progettazione potrà essere definitivamente e compiutamente avviata e quindi anche i lavori sicuramente nel corso del 2021 potranno iniziare. Lo sponsor, come abbiamo detto qualche giorno fa, ha confermato il proprio interesse, ha manifestato ufficialmente, perdonate il bisticcio di parole, proprio la manifestazione di interesse, perdonate anche l'emozione, ma è davvero una condizione, una situazione particolarissima. Il Perugia compie al meglio l'operazione aggancio alla vetta, con una partita bella e convincente strapazza 3-0 il Padova e lo raggiunge in vetta alla classifica a quota 20 punti. Accade tutto nella ripresa, la rete che sblocca il punteggio porta la firma di Filippo Sgarbi. Minuto 56, con un colpo di tacco a deviare la conclusione di Melchiorri sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il raddoppio invece è a firma di Bianchimano, che sostituiva un acciaccato Murano. È il 69esimo, cross di Rosi, deviazione di Vannucchi e tocco vincente del numero 20 del Perugia, 2-0. All'86esimo ripartenza di Dragomir, palla a Sunas. Ronaldo commette fallo in area e Bianchimano trasforma dal dischetto degli 11 metri. Doppietta personale, 3-0 e grifo in paradiso. No, la svolta è stata la determinazione, la voglia che hanno messo i ragazzi in campo. La voglia veramente di vincere credo sia stata superiore dal primo minuto fino all'ultimo. Non abbiamo rischiato nulla, quindi questa è stata la voglia, penso, di voler vincere a tutti i costi, è stata l'arma in più oggi. E dopo Mantova, dopo quella batosta, c'è stata la svolta e dobbiamo adesso continuare, perché il campionato è molto lungo ancora, ci saranno tante difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi e pronti nelle difficoltà a reagire. Adesso arriva il momento più difficile e non ce lo possiamo permettere, perché cambiare mentalità, cambiare atteggiamento significa buttare
buttare all'aria questo mese di lavoro, questo mese e mezzo, non ce lo possiamo permettere, perché abbiamo intrapreso una strada e la dobbiamo portare avanti al di là del risultato. Non significa che il Perugia deve continuare a vincere tutte le partite, ma il Perugia deve continuare a lottare tutte le partite come sta facendo. Il Perugia, neanche fosse un boa constrictor, ha letteralmente stritolato il Padova di Mandorlini, aiutato probabilmente anche dal tecnico avversario, che per l'occasione ha cambiato 4 giocatori rispetto alla squadra che ha tenuto la testa della classifica a lungo, che ora si trova appaiata a 20 punti col Perugia. Siamo alle prime battute, sono state giocate 10 giornate e il Perugia è in testa alla classifica col Padova, ma in uno spazio ristretto di 3 punti ci sono ben 8 squadre, quindi non ci sono da fare voli pindarici per questa situazione. Ma certo il Perugia ha disputato una partita perfetta sia sul piano tattico sia sul piano tecnico, ma soprattutto sotto l'aspetto dell'animo Spugnandi. Finalmente si è vista una squadra che, contro una formazione comunque coriacea come il Padova, ha messo in campo quel cuore che ovviamente piace ai tifosi di tutte le squadre e in particolare a quelli del Perugia, che hanno nel DNA la bellicosità dei loro antichi antenati. La partita si è sbloccata con un gol molto bello di Sgarbi su tiro un po' sbilenco di Melchiorri, ancora una volta autore di una partita strepitosa. E a quel punto il Padova, che aveva cercato di temporeggiare, ha tentato di fare una gara più aggressiva, ma si è sbilanciato e sono arrivati il secondo gol e il terzo gol, siglati da Bianchimano, che ha ottenuto la sua prima doppietta in campionato, terzo gol comunque nella stagione. Il secondo su calcio di rigore concesso per un atterramento in area di Sunas, del greco Sunas, effettuato da Ronaldo, che non è il Ronaldo della Juventus ovviamente, ma è un buon giocatore. E così nel finale il Padova è rimasto anche in 10 ed ha subito una batosta veramente pesante. La Ternana di Cristiano Lucarelli non si ferma più. Nell'impegno infrasettimanale contro la Virtus Francavilla ottiene il 6° successo consecutivo, che consacra i rossoverdi in vetta alla graduatoria a quota 24 punti, 4 in più dell'inseguitrice Bari, che ha una gara in meno. Con i brindisini la partita è stata comunque difficoltosa, con gli ospiti chiusi che si preoccupavano più di disfare che di costruire. La svolta al 68esimo sugli esiti di un calcio d'angolo con Aniello Salzano, il colpo di testa tra Figge e Crispino per la rete che vale 3 punti. Per me oggi è la migliore prestazione dei ragazzi, perché questa è la prestazione della partita più vicina a quella che è questo girone, a quella che è questa categoria. Non ho mai preso a riferimento le due vittorie con 5 gol, perché so che possono dar fastidio, che potevano farci del male, e quindi oggi era un test di maturità probante e devo dire che i ragazzi l'hanno affrontato con la caparbietà, con la cattiveria e con la concentrazione giusta che serve in questa categoria, in questo girone. Devo dire che i ragazzi non siano mai andati in difficoltà, nel senso che non hanno avuto ansia, pur capendo che era una partita difficile, sono stati bravi a far girare la palla, a stancare il Francavilla per poi andare a raccogliere nel secondo tempo i frutti, approfittando anche magari di qualche spazio in più che loro ci hanno concesso tra le linee, cosa che nel primo tempo con il loro atteggiamento non riuscivamo, diciamo, a trovare.
ci vediamo questa vittoria importante, piena di significati per come è arrivata e contro l'avversario che è arrivata, e poi ovviamente ci mettiamo a lavorare in funzione della partita di Bari. Forse è solo un caso, ma torna in campo Juanito Gomez e il Gubbio torna al successo in campionato. Lo fa con un blitz a Ravenna che porta ossigeno nella classifica dei rossoblù. L'inerzia della gara cambia al minuto 29, punizione laterale per il Gubbio, scappa dalla marcatura Gerardi e porta in vantaggio gli ospiti inzaccando sul secondo palo. Al 20° del secondo tempo Perri impatta in spaccato un pallone e riesce a superare Cucchietti per la rete del momentaneo pari 1-1. Al 31° è Sainz Maza a siglare il definitivo 1-2. Corner di Pasquato, respinta della difesa, in agguato al limite c'è lo spagnolo che inzacca a fil di palo. Complice anche una deviazione di Perri che mette fuori causa Tonti. Sì, è stata una grande prestazione, oggi è arrivata la prima vittoria, meritata per quello che abbiamo fatto vedere in campo, era importante per il morale e per la classifica. Soprattutto sono contento per i ragazzi, avevamo bisogno di vincere una partita per sbloccarci soprattutto mentalmente. Nel momento nostro migliore abbiamo subito gol, abbiamo commesso soltanto due errori, uno è stato bravo Cucchietti nel primo tempo, nel secondo abbiamo preso un gol che si poteva evitare, però la squadra ha continuato a giocare, non ha mollato, ha creduto fino alla fine di vincere la partita, ci siamo riusciti meritatamente, ripeto sono contento, ma soprattutto per i ragazzi che lo meritavano. Fino adesso la nostra classifica è bugiarda per quello che abbiamo fatto vedere in queste partite, quindi sicuramente meritavamo qualche punto in più, però stiamo recuperando giocatori importanti e soprattutto a livello di condizione come oggi Gerardi, Mazza, ma un po' tutti, anche Juanito era la prima, ha disputato una buona gara. Ci sarà anche il comune di Gualdo Tadino tra le città presenti alla 32esima edizione del Palio dei Comuni che si disputerà domenica 22 novembre all'Ippodromo San Paolo di Monte Giorgio. Dopo le due precedenti partecipazioni, la città di Gualdo sarà nuovamente presente quest'anno insieme ad altre 26 città. Il Gran Premio si svolgerà mediante la formula di 3 batterie di qualificazione a invito per un massimo di 10 concorrenti ciascuna, finale di 12 partecipanti e una consolazione di massimo 18 cavalli, compresi gli eventuali squalificati, tutte disputate sulla distanza di 1600 metri. La corsa è un Gran Premio di gruppo 1, riservato a cavalli di ogni paese di 4 anni e oltre. Il montepremi sarà di 154.000 euro per la finale, 10.000 per ciascuna batteria e 14.300 euro per la consolazione. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Italia spartita tra sole e nuvole, ma non mancherà anche qualche pioggia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 13 novembre. Locali piovigine al mattino su Liguria e Romagna, asciutto altrove ma con nebbie e nubi basse su pianura padana e zone interne del centro. Al pomeriggio ancora nuvolosità compatta su coste e pianure del nord con deboli piogge sulla Liguria orientale, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata molte nuvole su tutta la penisola, più compatte al centro-nord ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite all'estremo sud. Temperature minime in rialzo al sud e in calo al centro-nord, massime stabili o in lieve calo ovunque. Per ulteriori dettagli potete seguire le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Il governo è consapevole dei sacrifici che stanno facendo gli italiani e sta lavorando per evitare il lockdown generale. Giuseppe Conte torna a chiedere un impegno collettivo ai cittadini, promettendo una fine dell'anno più serena. Il nostro obiettivo, dice il Presidente del Consiglio, è un Natale dove non si mortifichino né i consumi né gli affetti, ma avverte, non possiamo immaginare feste e pranzi affollati. Intanto il governo ha nominato il commissario Domenico Arcuri
responsabile anche del piano di distribuzione dei vaccini. Non si placano però le tensioni con alcune regioni, Campania e Calabria su tutti. I sindaci calabresi hanno annunciato una manifestazione sotto Palazzo Chigi per chiedere la fine del commissariamento della sanità regionale. La RAI riaccende lo scontro politico interno alla maggioranza. PD, LeU e Italia Viva si scagliano contro l'AD Fabrizio Salini e il presidente Marcello Foa per la nomina di 18 vice direttori. Il Movimento 5 Stelle difende l'amministratore delegato, ma resta spiazzato dall'audizione in commissione vigilanza del ministro Roberto Gualtieri, che annuncia il rinnovo dei vertici. Non ci sarà alcuna proroga del CDA, spiega il titolare del MEF, che è l'azionista di controllo della RAI. Serve un cambio del management che affronti i problemi finanziari e rilanci l'azienda. Gualtieri ha anche confermato che in legge di bilancio saranno assegnati 85 milioni di euro di extragettito del canone per aiutare la RAI in questa fase di crisi. L'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi a Genova porta a un arresto eccellente. La Guardia di Finanza ha notificato la misura degli arresti domiciliari all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Misure cautelari anche per gli altri 5 dirigenti di Autostrade. L'indagine riguarda le barriere antirumore ed è parallela a quella del crollo del ponte in cui persero la vita 43 persone il 14 agosto 2018. L'accusa per Castellucci è di aver avuto un ruolo nel rallentare le operazioni di sostituzione delle barriere ritenute a rischio di stacco su tutta la rete autostradale italiana. Avevamo ragione, dicono dal Movimento 5 Stelle. Ora si chiuda subito con Atlantia, la società che gestisce Autostrade. Riconoscere e tutelare il ruolo dell'artista dello spettacolo come parte fondamentale della nostra cultura, lo chiede una proposta di legge con prime firmatarie le deputate Alessandra Carbonaro per il Movimento 5 Stelle e Chiara Gribaudo per il PD. Nel disegno di legge sono previste tutele contributive di malattia e di disoccupazione, oltre a un'indennità specifica per cali di reddito attraverso corsi di formazione. Secondo Lino Guanciale, iscritto al sindacato Attori Italiani, c'è assoluta urgenza di accogliere questi provvedimenti. Noi siamo cultura. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Umbria Più. La tua regione sul canale 15.